Salve gente, Solarus, eccomi qui su ROM 2 Total War. Con i nostri ateniesi, nell'ultima puntata ho conquistato Brindisi e Cosenza, ho iniziato l'invasione per l'Italia e stiamo andando abbastanza bene. L'unica cosa che mi preoccupa è che a Roma ci sono un bel po' di unità e finora non ho incontrato grandissima resistenza, molto probabilmente staranno tutti nei dintorni di Napoli e di Roma. È un po' un problema, però ce la faremo. Abbiamo due eserciti. C'è anche questo tizio qui. Questo gladiatore o veterano. Non so cosa hanno loro come agente. Fammi guardare. Veterano. Marco Cagno Patercolo. Che nome. Ah, a proposito, nuovo microfono. Quindi dovete dirmi se vi piace, non vi piace. Adesso i bassi si dovrebbero sentire di più e oltretutto dovrebbe essere anche una qualità audio un po' migliore. Dovrebbe, ovviamente dovete dirmi voi. Ah già, qui ci sono un po' di romani che li ho bloccati in questa zona. Io però dopo voglio saccheggiare la rotta commerciale qui. Quindi sì, tutto bene, ok. Possiamo tornare, direi. Torniamo. Ah, oltretutto si dovrebbero sentire un po' di più i tasti sulla tastiera e questa cosa qui non so come risolverla. Molto probabilmente con una tastiera nuova, però un attimo solo che non c'ho tutti sti soldi. Quindi dovete dirmi voi se si sentono tanto i tasti, se vi danno fastidio oppure non lo so, io non so come coprirli. Ovviamente, magari posso fare qualche metodo artigianale, tipo mettere il cotone sotto i tasti, però dovrebbe essere qualcosa di fastidiosissimo anche per me mentre gioco. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Intanto, l'Italia. Conquistarla, stavo pensando che sarebbe una cosa abbastanza difficile, perché la mia tattica di invogliare i romani a prendermi Siracusa mentre era sotto assedio non è stata una buona tattica, perché non sono venuti. Ho preso Siracusa, quindi non Siracusa, Brindisi, senza problemi. Solo che ho paura che adesso Teofane ha aumentato la sua abilità. Molto bene. Mettiamo avvelenamento di massa. Molto bene. Quindi qua eravamo in controspionaggio. No, non mi interessa controspionaggio qui. E torniamo subito qua giù. Direi di inseguire la flotta romana. Direi di fare automatizza, perché una battaglia troppo facile alla fine. Non ci dovrebbero essere problemi. Deliminium, sì, tre nemici catturati. Sto guardando qua dietro. L'ammiraglio è aumentato di grado. Il nostro Caridemo. Un nuovo ammiraglio anche lui. Navigatore. Mettiamo. Sì, 8 più di movimento e ci dovrebbe servire per inseguire questa flotta qui. Ah, bella questa colonna sonora. Ora mando il gladiatore. Oh no, eroe. Io ho un eroe contro questo ginopino cursore. Facciamo coercizione. Magari riusciamo a portarlo dalla mia parte. Abbiamo staccato il nemico, quindi per un turno non farà nulla. Però almeno il prossimo turno possiamo sempre fare qualcosa. Ora, direi puntare abbastanza sul rostro della nave. Sì. Cosa utile. E quindi spostiamo la nostra armata qui di Cosenza. Oltretutto modifichiamo, rendiamo Cosenza un borgo ellenico. Direi di iniziare a muoverci qui in zona, a Napoli. Dovrei anche mandare un agente a controllare la zona. Napoli dovrebbe essere sguarnita. Vediamo un po'.
Tanto devo costruire qualcosa qui in giro. Fatti un po' vedere. Qui posso migliorare un po' di cose. Miglioriamo allora. Facciamo. Che cosa volevo fare? Non mi ricordo nemmeno più. Beh, andiamo sul sicuro, andiamo sul tempo di Zeus. Poi dopo qui aumentiamo la produzione. Qua rendiamo un villaggio ellenico. Bene, fine turno. Siamo al 212 a.C. Molto bene. Scoppiava la... una delle due guerre puniche, non mi ricordo quale. O forse mi sto pure sbagliando. I romani cosa vogliono fare? Vogliono fare qualcosa in grande se... ci mettono così tanto. Comunque mi sa che mi sono sbagliato. Qua un'altra gente... mi ha fatto puzzare l'esercito? No! Mi hanno ucciso un generale! Anzi, il capo fazione! Ah! Oh. Boh, via! Via! La battaglia! Sta qua è la battaglia di... non so come chiamarla. Però sarà una battaglia bella difficile. No, abbiamo il generale. Loro hanno unità effettivamente un po' migliori alle nostre. Sarà una dura battaglia. Vediamo un po', non abbiamo nemmeno le picche. Però abbiamo l'artiglieria. La battaglia di Samnium. 212 avanti Cristo. Allora non era il 218, cosa ho letto là? Non so più leggere. La battaglia di Samnium. Forse sarà la battaglia decisiva per questa guerra. Ovviamente se la perdo io non è che dovrebbe essere un grande problema. Loro prendono un po' di tempo, però se la perdono loro sono finiti. Diciamo, in questa battaglia qui si decide il fatto di Roma. Peggio di battaglia dei campi catalaunici o peggio di battaglia di Azio. Che dire. Vediamo un po' come ce la caviamo. Ovviamente loro hanno unità corpo a corpo migliori delle mie. Però io ho la cavalleria. Così così non è alla fine così tanto migliore rispetto a loro. Però c'ho l'artiglieria. E c'ho tanti arcieri. E dovrei puntare tanto su quello. Dovrei trovare una posizione buona per arroccarmi. Ma non vedo nulla. Quindi direi di posizionarmi qui. Con gli opliti. Davanti. I giavellottisti in seconda linea e gli arcieri in terza linea. E in quarta linea l'artiglieria. Dobbiamo stare in una posizione. Dobbiamo fare in modo che non ci accerchino. Infatti la cavalleria la utilizzerò in maniera difensiva. Non andrò a fare accerchiamenti, la utilizzerò per sventare eventuali accerchiamenti. Mi è pure morto il generale. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Ora dobbiamo aspettare, però guardate che... guardate qui. Qui. Tutte le unità. Che bello. Rom 2 graficamente spacca la mascella, però Guardate che bello. Bellissimo. Come grafica Rom 2 non lo batte nessuno. Però gameplay possiamo dire qualcosa già. Però comunque grafica è forte, dai. Ok. Qua aspettiamo un attimo i romani che si mettono in formazione. Effettivamente loro hanno il vantaggio tattico, però mi sono voluto mettere in questa pianura qui, perché se già mi mettevo qui e loro mi attaccavano da questa collina, c'erano gli alberi in mezzo e molto probabilmente tutti i miei colpi di artiglieria andavano contro le fronde degli alberi e mi causavano un bel po' di problemi. Adesso che invece siamo in una pianura, devono attaccare frontalmente. O anche se mi attaccano qui non è un problema, però se mi attaccano frontalmente loro hanno un bel po' di problemi, perché più o meno tutti i miei colpi di artiglieria andranno a segno. Ovviamente speriamo.
che mi attacchino frontalmente. Se mi attaccano di lato, sì, riesco ancora a muovermi, però l'artiglieria ci mette tanto a muoversi. Guarda però che bella balista. Le baliste però erano state inventate in epoca imperiale. Mi ricordo che avevo letto un manga. Io non è che sono un grande lettore di manga, però ho letto solo un primo capitolo, il primo fumetto di questa serie qui chiamata Terme Rome. Molto trash. Infatti ho preso. Adesso la sto solo leggendo perché mi fa ridere, perché è a livelli di trash allucinante. Che praticamente c'era il protagonista, che era un costruttore di terme che va nel futuro, nel Giappone, torna indietro. È un casino, praticamente è in crisi artistica e praticamente riesce a trovare dei modi per andare nel futuro, nell'epoca moderna giapponese, e copiare le terme, portarle indietro. E praticamente era ambientato in epoca imperiale. Non mi ricordo sotto che imperatore, però praticamente c'era tra i protagonisti anche colui che inventò le baliste, solo che non mi ricordo come si chiama. Però mi ricordo che c'era. Proiettile esplosivo standard. Direi esplosivi. Però non sparate ancora. Voglio sparare quando ci sono tutte le unità a raggio. E l'ho preso anche il secondo manga al Lucca Comics, solo che non l'ho ancora letto. Non sono un grande lettore di manga, non è che mi piace tantissimo la cultura giapponese moderna, però. Però ogni tanto quando c'è qualcosa di decente lo leggo. Questo qua non è decente, però è puro trash, mi fa troppo ridere. Lancieri italici mercenari. Ok. Non sparate ancora. No, 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 no. Alt, alt, sparate pure. Scatenate gli inferi! Lo dicevano in Rom 1, mi pare. Poi l'altra artiglieria qui. Oh, guardate, guardate, guardate! Mio Dio, quanto è bello Rom 2 quando ci sono le artiglierie cazzute. Però fanno meno male i colpi di artiglieria, non gli ho tirato giù nulla. Sì, qua gli ho tirato giù qualcosa, però almeno. Ho un'idea. Voglio rallentare le loro avanzate. Voglio creare delle. Voglio mettere attenzione sulle mie unità di cavalleria. Non voglio attaccare il nemico, però almeno così gli darò fastidio. E così gli rallenterò l'avanzata. Spariamo anche sui soci equites. Ci sono anche i legionari veterani. Sparate contro il generale. No, non si ferma. Non si ferma il nemico. Cosa particolare. Vabbè. Mettiamo ai lato gli Hopliti. Allora. È rimasto. Il generale Ma questo nemico qua era è Crasso. morto. Ah, poi è morto il generale nemico. Molto bene. Ora, aspetta. Voglio fermare. Mettere le mie unità così. E non ritiratevi. Per qualsiasi ragione, non ritiratevi, unità, per piacere. General! Advance at speed!
Voi togliete la formazione. Il nostro generale è sotto. Ok, un bel casino questo. Ora attacchiamo alle spalle gli astati con la cavalleria, che qua c'è un buco purtroppo. C'è un bel buco, quindi non va bene. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Hanno perso tre munizioni, va bene. Lasciate la macchina d'assedio. Merda. Questi qua stanno soffrendo. Oddio. Dai, via, via, via. Attaccate, veloci. Dai. I nostri uomini vacillano. Vacillano. Merda, 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 merda. Non l'avevo mai detto. Che sarebbe facile, non l'avevo mai detto. Non l'avevo mai detto. Dai, attaccate, attaccate. Attaccate il generale voi. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Merda. Che spettacolo vergognoso. Attaccate le spalle, dai. Una carica alle spalle, dai, una carica buona, buona, buona. Archers! Riusciamo a uccidere il generale. Dai, sì. I nostri uomini vacillano. Se riusciamo a far fuggire tutte queste unità qui, questo gruppo di astati, ce la possiamo fare. Sì, abbiamo cerchiati completamente, non dovrebbero avere troppe speranze, però spero che non abbiano speranze, ecco. I nostri uomini vacillano. Dai, 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 dai. Sì, 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 sì. Dai. Dai che si ritirano. Che si ritirano, dai che si ritirano, dai che si ritirano, dai che si ritirano. Archers! I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Dai. Spettacolo vergognoso. Dai. Dai. Ritirate. No, non ritiratevi. No, non ritiratevi. Ci sono i tizi. Che soci equites. Ok. Merda. Dai, se riusciamo a far ritirare anche queste unità qui di soci. Bene. Bene, bene, bene. Ora dobbiamo prendere tutte le nostre unità e attaccare alle spalle con questi. Dai, cioè, non è ancora detta l'ultima. Dai, cavalleria cittadina, tiratevi un attimo. Meno male che hanno preso sott'occhio le mie unità di peltasti. I nostri uomini. Dai. L'ultima carica. Via, 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 via. Sì. Sì. Bene. Però non cantiamo ancora vittoria. Dobbiamo riposarci un attimo. E dobbiamo stare in difesa. Dai, non dobbiamo ancora cantare vittoria. C'è ancora un'unità di astati che è messa molto bene. Il mio piano qual è? Non ce l'ho. Però ce lo devo avere. Sono un po' stanchi, mio Opliti, lo capisco. Dobbiamo mettere le nostre unità di Opliti in formazione molto distanti tra di loro, che così se attaccano una unità riesco subito ad accerchiare l'altra. E devo spostare lontani
Devo spostare lontano la cavalleria. I miei cavalieri si devono allontanare, che così riesco a cerchiarli. Se qua contro chi puntano. Questi qua sono molto stanchi però. Dai via, sparate. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ah, quindi vogliono puntare a questa unità che sta qui. Quindi, Hoplites, via. Dovrò andare col corpo a corpo con tutti. Ah no, vogliono puntare a questi, via. Via, allora. Con questi qui farò anche una tattica di accerchiamento. Devo accerchiarli. Se non ce la posso fare. Via, dai con la cavalleria, l'ultima nostra possibilità. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ritiratevi, per Dio, ritiratevi. Ritiratevi, per piacere, ritiratevi. Sì! Sì! Dai, ammazziamo chi possiamo. Dio mio! Ce l'abbiamo fatta. Boh. Città della battaglia. Vittoria a caro prezzo. Sì, però almeno abbiamo sconfitto i romani. Di unità. Minchia, cioè, abbiamo perso questo esercito praticamente. Però i romani se le sono prese. Mio Dio, che battaglia difficile. Vittoria pirrica. Va bene, dai. Va bene. Oh. Dio mio. Complessa come battaglia. Non è stata facile, non lo dico, è stata difficile, molto, però... Però ce l'abbiamo fatta, almeno. Publio Varrone. Complessa, 16 minuti durata. Loro erano in 17.000, sono morti in... ne sono rimasti 300, da noi più o meno anche, alla fine della fiera siamo rimasti più o meno con gli stessi numeri, però c'è ancora un altro esercito e loro non ne hanno più. Quindi è stata dura come battaglia, la battaglia del Samnium, o la battaglia del Sannio. Che complessa. Ok, uccidiamo i romani. Molto bene. Eravamo senza generale oltretutto. Quindi è stata dura. Però ce l'abbiamo fatta, dai. Malgrado la mia nabbaggine, ce l'abbiamo fatta. Una delle battaglie più difficili. Forse nemmeno quella di Gnos era così difficile. Ma no, forse un po' era difficile quella di Gnos. Però questa qua era un po' più importante di quella di Gnos. Cioè quella di Gnos alla fine era una piccola nazione. Più che altro loro hanno fatto una buona difesa. Però i romani, qui era una potenza mondiale Roma. Gnosmo, l'isola di Creta, dai. Metto Basileo. Basileo non vuol dire re in greco. Il re Basileo. Aurelius, così, bravi. Basileo.
Ora muoviamoci. Facciamo movimento normale. E questa volta qua direi di fare automatizzata. Non ha senso combattere così. Però i sogni di gloria di Roma sono andati. Roma è stata sconfitta, praticamente. Poi adesso esce un altro esercito da 9 stack, così dal nulla. Spero di no. Ma qua ce ne sono di... ce ne sono di tizi. Vediamo se entrerà dalla mia parte. L'abbiamo ostacolato solamente. Ritiriamoci con questo esercito. Giacinto. Questa qua è... vediamo un po' se ci fa vedere. Battaglia del Samnium. Le 112 avanti Cristo. Bene. Complesso. Ah già, devo assegnare un'abilità a Giacinto. My sword is yours. Vediamo un po'. Che abilità? Io direi... Eroismo 2. Sì, un 20% in più all'uccisione nel duello. E torniamo. Vai così. Se adesso esce un altro esercito romano... Ancora! Ancora! Ma in quanti sono? Beh, mi dispiace lasciarvi con la suspense, però il video finisce qui. Qua ho fatto una cosa a caso, cosa aperta. Ah, pannello battaglia, boh. Una cosa a caso. Vi lascio qui, mi dispiace per la suspense, però per la prossima puntata faremo la battaglia di... non so come chiamarla. Però alla prossima, gente, dall'Arus tutto. Ciao!